Amici di Sprint Sport, siamo con Alessandro Doro, portiere 2000 del Cinisia, e adesso proviamo a conoscerlo un po' meglio. Ciao Alessandro. Allora, da quanti anni fai il ruolo di portiere? Da 6 anni. 6 anni? E hai sempre giocato qui al Cinisia oppure hai iniziato da altre società? In altre società come Pozzomaina e Burga Teresa. E qui al Cinisia da quanto tempo sei? Da 2 anni quasi. Qual è la partita quest'anno, insomma, che ti ha visto più impegnato, più sollecitato dagli attaccanti avversari? Contro il Gassi, non so, Raffaele. Com'è finita la partita? Abbiamo perso 2-1-1-0. Nonostante la sconfitta, però, insomma, la prestazione era stata soddisfacente, ti eri piaciuto nelle parate. Sì, mi è piaciuto, ho fatto una bella parata. Qual è diciamo, la tua qualità maggiore tra i pali? I tuffi. Riesci a essere sempre molto, molto reattivo. Sì. Ecco, hai un modello a cui ti ispiri quando guardi, insomma, le partite, dici: ah, io un giorno mi piacerebbe essere come? Buffon. Buffon. Ma solo perché Buffon è bravo o anche perché sei bianconero? Buffon è bravo perché sono della Juve. Ho capito. E adesso quali sono gli obiettivi tuoi e della tua squadra per la stagione che deve ancora terminare? Vincere il campionato primaverile, provare a vincerlo. Insomma, avete le buone qualità perché in quello autunnale vi siete comportati bene. Sì, siamo arrivati secondi, ma non è servito così. Comunque, insomma, avete fatto un bel campionato. Sì. Ecco, un'ultima domanda: qual è l'obiettivo che ti sei prefissato per questa stagione? Parare 3 rigori, pararne 5, subire meno gol rispetto all'anno scorso? Qual è il tuo obiettivo? Subire meno gol rispetto all'anno scorso. Benissimo, ti ringraziamo Alessandro, un saluto agli amici di Sprint Sport.